Ok. Partiamo con questo video che non riguarda nessun gioco che sto trattando, ma un gioco nuovo che sto provando in questi ultimi tempi, che si chiama Splinter Cell Conviction. L'ho conosciuto grazie a Zeb89, per questo lo ringrazio. E questo è un video tanto per farvi vedere un po' com'è questo gioco, che io sto giocando la modalità storia, e devo dire che, insomma, un gioco bello per chi ama i giochi tipo anche Assassin's Creed, dove non c'è mai da farsi scoprire, insomma. Facciamo questo livello che è ambientato in Unione Sovietica. Dunque, ecco. Ecco, ci hanno già visti. Proprio bene. Cominciamo bene. Allora, quando noi premiamo Q su un personaggio lo marchiamo, ovvero lo teniamo d'occhio e possiamo. Potremmo colpirlo rapidamente premendo E. No, lì ho marcato un estintore. Potremmo colpirlo rapidamente premendo E. Dopo che avremo effettuato un attacco corpo a corpo. Adesso parlo piano perché è sera. E ci sono i miei che dormono. Nelle stanze accanto. Oh, Cribbio, 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 Cribbio. Oh merda. Pezzo di imbecille. Ecco, io qua ho già violato tutti i principi del gioco. Ovvero quello di, appunto, di non farci scoprire. Vabbè, ci sono partite che riesco a far iniziare bene e altre che purtroppo iniziano male. Comunque, lo scopo di questo livello è di uccidere tutti i nemici. Ovviamente senza farci uccidere, poi non conta se ci vedono, ci rilevano. Insomma, il gioco, se uno è bravo, riuscirà anche a non farsi individuare. Ciao. Grazie. Ok, vediamo un po' che cosa fare. No! Sbagliato! No, 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 no. Pezzo di merda, mi serve la mia arma. Chi è quello là? No, cazzo. Non sono riuscito a beccarlo, oddio. Guardate, toh. Merda, ci hanno pure rilevati. Beccati questo. Merda! Merda! Toh! Beccati questo. Stanno. Ah, beh, lì. Quella specie di fantasmino indica il punto dove mi hanno visto l'ultima volta. Merda! Merda! Adesso ho usato due volte l'EMP portatile. Che è un gadget che permette di disattivare luci e stordire i nemici per qualche secondo. Bene, ho già esaurito le MP portatili. Oh! Quando noi eliminiamo un nemico corpo a corpo con tasto C, potremmo ottenere la modalità esecuzione, ovvero con il tasto E uccidiamo in un solo colpo tutti i nemici marcati. Perfetto, qua ho sbloccato un nuovo achievement, diciamo. Eh sì, è ambientato proprio in Unione Sovietica, c'è Lenin. Merda, 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 merda. Toh, peccati questo. Adesso. No! Madonna, questa partita è cominciata male e sta andando male. Toh, peccati questo. No, ecco. Ma dove cazzo è? Vieni qua. Madonna, ma. Ma quanti minchia ce ne sono? Toh, bacia il culo. Oh, gli ho tirato un pugno nei coglioni. Mori. Beccatevi questo, granata. Dios. Sì, ho. Già da questa partita, già dall'inizio di questa partita ho violato completamente i principi del gioco.
Ecco, mi hanno usato solo una flashbang. No, 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 no. Bene. Dai, 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 dai. Merda. Ecco, sono fottuto. Sono morto. Beh, non so come abbia fatto a sparargli attraverso il muro, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso non criticatemi perché io non so giocare a livelli pro. Ah, intanto facciamola cadere quella stella rossa. Beh. Perché io non... Rabota. Grasdane. Rabota. Perché insomma io non... cioè ci gioco veramente da poco a Splinter Cell Conviction, quindi ovviamente non ho le abilità di un pro gamer. Adesso volevo vedere cosa c'è qua. Parte simboli questi, non vedo nulla di particolare. Beh, no, infatti non ci conduce a nulla di importante. Questo video lo dedico anche a... lo dedico sia a Zeb che al mio amico Kevin Kerdum. E lui lo sa il perché. Qua siamo arrivati ad un'armeria dove ricarichiamo armi e gadget. Perfetto, adesso abbiamo ancora le MP portatili. Adesso qua cerchiamo almeno di giocare un po' più decentemente, un pochettino di più. Usiamo Z, attiviamo il visore notturno che ho ottenuto in una missione durante la storia. Comunque se voi amate i giochi di azione come Splinter Cell Conviction... Oh! Cazzo, qua c'è un sensore che fa scattare l'allarme. Insomma, se voi amate i giochi d'azione dove non c'è da farsi scoprire come Splinter Cell Conviction, Assassin's Creed, non posso fare altro che consigliarvelo. A me sinceramente proprio non è veramente il mio genere, ma mi è piaciuto lo stesso. Quindi se è piaciuto a me che non sono amante proprio di questo genere, però piacerà anche a voi. Allora, questo visore mi fa vedere i nemici nascosti di... Cioè, dietro i muri. Ecco, no, quello lì è un estintore. Adesso ho disponibile una modalità esecuzione. Oh, no, 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 no. Merda. In che guaio mi sono ficcato? Allora, cominciamo a marcare un po' questi nemici. Bene, tre in un solo colpo, via. Fuori. Mina remota. Toh. Porca... Dai, entra, entra nella porta. Bene, adesso cosa farai? Entri nella porta. E sei morto. Comunque i punti che otterremo in questo gioco potremmo usarli per potenziare le armi. Ad esempio aggiungergli un marcatore in più. Ecco. Uno. Due. Restate al riparo, ragazzi! Non entriamo! Spiamo sotto. Beh. Ecco. Ecco, ci hanno rilevati. Ho qualcosa per te! Arrenditi, bastardo! Sei finito! Hai paura? Fai bene! Merda! E
Ecco, mi si era interrotta la registrazione perché io non ho Bandicam originale, merda. E adesso l'ho craccato. Cerchiamo di usare il meno possibile quest'arma. Oh oh. Toh. Figlio di puttana. Toh, uno o due. Avrei potuto colpire neanche un terzo. Facciamolo finita, idiota! Getta l'arma e arrenditi, ora! Arrenditi, idiota! So che sei Dai. qui! Vieni fuori Ma combattiamo! porca troia. Bene. La bandiera della Russia. Strano. Avvedi. Test. Vabbè, bando alle ciance. Rabotta. SSSR. Beh, sì, adesso. Eccoci qua. Spiamo sotto. Sempre meglio. Apriamo. Merda! Ma proprio lì è. Ok, allora, teniamoci un attimo in parte. Adesso, quando lui passa, noi lo attaccheremo alle spalle. Ah no, non passa più il bastardo. Ecco, sì, passa, passa. Merda! E stiamo al buio, così non ci potranno vedere. Bravo bastardo. Allora adesso ci saranno delle luci, no? Noi ci potremmo sparare per creare zone buie, ma perché non lo faccio? Perché se io sparo e faccio rumore, verranno dei nemici. Quindi a vostro rischio e pericolo. Oh oh. Madonna, quanti cazzo ce ne sono? Bene, adesso sto qui, passa. Merda! Cazzo ho fatto? Sono un coglione. Merda! Vabbè, togliamo il visore, già che ci siamo. Adesso quando questo qua si degnerà di venire, ecco, bravo. Già che ci siamo. Creiamo anche delle zone buie, va. Non funziona, coglione! Noi restiamo dove siamo! Ce n'è uno là. Merda! Bene, sono morto. Madonna puttana. Ma non so perché sto fottuto gioco lagga. Adesso io sto sparando a raffica perché mi sta laggando un po'. Credi che siamo tanto stupidi? Non entreremo lì dentro. Perché non vieni fuori tu? So perché, ma perché sto usando Bandica, ma allora lagga un Credi che pochettino. entreremo lì dentro? Ti sbagli Ma di comunque non grosso. so, non vedo il motivo per cui dovrebbe laggare. Non entreremo lì dentro! Perché non vieni tu fuori, bastardo? Dai. Bene, uno, due. Dai, se ne stanno arrivando altri. Dai. Bravo, bravo. Figa. Merda! Ecco, sono morto.
Riproviamo. Dai, stasera ho voglia di giocare un po'. Azione rapida, invisibile e letale. Facciamo le cose per bene e faremo in un attimo. Ma che cazzo? E potremmo non essere qui stanotte a far festa. Via. Mi spiace, sei sfortunato. Poi vediamo di farla bene adesso. Vediamo dov'è. Ma dov'è questa fottuta guardia? Ah, abbiamo anche la mina remota. Arascio, arascio. Oh figa, oh madonna ragazzi. Allora, anche se abbiamo già disponibile una modalità esecuzione, direi di eliminare questo qua in un corpo a corpo. Dai, 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 dai! Ok, perfetto. Allora. Là ce n'è uno. Stiamo accovacciati per adesso. Però qua non c'è neanche una fottuta zona illuminata una volta che serve. Oh, dai, dai, sta arrivando. Ah, è perché siamo al buio, ecco perché non ci ha visti. Allora, qua ce ne sono un'infinità. E non possiamo colpirli tutti in una volta sola. Allora, aspettate che smarco questo. Ok, 1, 2, 3. Oh, oh. Toh, baciatemi il culo. Pezzi di merda. Beccati questo. Stronzi. Abbiamo due nemici rimasti. Chissà dov'è che potranno mai essere. Ecco, ne ho intravisto uno. Eccoli. Sono là. Bene, adesso che li ho marcati. Bravo, coglione. Del fegato. Dai, figa. Ma perché fugge? Sai una cosa, idiota? Mi hai staccato. Addio, buono, mi stai fuggendo come un coniglio negro. Beh, proseguiamo. Ma non c'è un'armeria qua? No, ecco cazzo, ho usato una MP portatile, porca madonna. Qua cos'è? Un estintore, non colpiamolo. E qui dove cazzo si fa? Ah, ecco. Ecco. Olè, finalmente. Abbiamo 900 punti. Potenziamo qualche altra arma. La M468.
Potenza. Compra. Compra. Perfetto. Oh, ecco. Ma porca troia, vacca, madonna. Eva zoccola. Non mi sono accorto che qua c'era una di quelle cose che fanno scattare l'allarme. E adesso sta arrivando verso di me. Vieni fuori, amico! Se ti dà problema, Negro, vieni qua. in arrivo. Ah, no, no, non entreremo lì dentro. Credi che siamo tanto stupidi? Vengo io da voi. Qua ci sono le luci, Madonna. Oh! Dai! Cazzo! Oh! Toh! Merda, ole! Finalmente ti colpisco. Oh oh! Troia, Eva. Toh, adesso non mi vedete più. Piazziamo una mina remota. Donna, mi ha sparato un bel colpo quello lì. Adesso sapete cosa faccio là? Toh, crepate. Efficienti. Oh, e questo chi se l'aspettava? Giocare, lo vedo, è là! Ora... Lei. Aia, aia. Vieni qui. Dai. Ma merda. Oh, ma figa, guarda quanti ce ne sono. Dai, adesso appena ricarica. Eh sì, una parola. Toh. Aia. Ma... Madonna, ragazzi. Toh. Lei, e via. Merda! Oh cazzo, ho usato la MP portatile. Dai, vieni lì. Toh, un colpo col silenziatore poi. Oh, mi avrebbe da usare una bella granata. Se non mi rileva. Dai, via. Giù, a terra! Ah, che strage. Sei fottuto, hai capito? Oh, Madonna, anche di qua. Toh. Oh figa, quanti ce ne sono? Toh. Nessun contatto, Toh, uno, due, tre. Che bello avere questi marcatori. Qui devo stare veramente attento perché sono a rischio. Ma di molto. E là non ci sono più. Oh,
che sei qui. No, adesso uso la pistola, altrimenti spreco troppe munizioni. Perché quelle dell'arma secondaria non sono illimitate come quelle della pistola. Toh, beccati questo. Ok, dai. Per questo video possiamo terminare questo video. Una serata su Splinter Cell. Porco Dio. Dai, facciamo di nuovo. Bam. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se era un video totalmente cazzeggio, tanto per passare il tempo. Ci sentiamo al prossimo. Ciao ciao.